Amici amiche di Indiocenne, bentornati, secondo episodio dedicato a Let's Explore Stellaris. Stiamo per iniziare la nostra partita con la Byzantine Phoenix, la confederazione che ha conquistato tutto un pianeta nel corso della storia e si appresta all'esplorazione spaziale, una fazione che si ispira all'Impero Bizantino. Se non avete visto il video numero 1, vi invito a farlo, in cui abbiamo preparato la nostra razza personalizzata. Adesso noi siamo pronti per iniziare una partita senza perdere tanto tempo. Giocheremo con una galassia di medie dimensioni, 600 stelle. La tipologia ellittica, spirale oppure ad anello. Ellittica mi piace. Ok, quante intelligenze artificiali verranno popolate nelle galassie? 17, caspita! Ah, e queste sono le intelligenze artificiali avanzate. Una specie di Lucky Nation, oserei dire. Va bene, dai, iniziamo a giocare ragazzi. Intanto ci godiamo queste immagini di artistiche mentre carichiamo. Perfetto, Byzantine Phoenix, governo, egemonia dispotica. Imperatrice Teodora, specie i Byzantine, che sono degli umani particolari. Metodo di viaggio, il warp travel. La capitale è Hellas, il nostro pianeta. Le etiche sono ovviamente materialismo, fanatismo materialista e xenofilia. Tratti talentuosi, lenti ad imparare, sociologi naturali e con una preferenza ai pianeti continentali. La nostra Teodora parte con skill 2. Ha due tratti, esploratrice e investitrice. Andremo a vedere che cosa significa. Ha 42 anni. È il 2200, quindi non è neanche un futuro molto, molto lontano. E nel corso degli anni, dai bizantini primitivi, che altro non erano che venivano chiamati umani al tempo, ma non erano della razza dei bizantini, ovviamente, c'erano degli ottomani che cercavano di attaccarli, dicevano, bah. Chissà che fine hanno fatto. Gli archeologi non lo sanno. Alcune comunità hanno preso forma nelle savane di Hellas. La nostra civiltà, alla fine, dopo questo momento di fase primitiva, è prosperata. Allora, è giunto il momento di fare begin, iniziare. Giochiamo in pausa. Salutiamo VIR. E gli chiediamo di darci soltanto dei suggerimenti, perché il tutorial lo voglio disabilitare per questa partita. Non voglio seguire il tutorial perché comporterebbe dei vuoti e dei momenti di pausa di registrazione. Il tutorial l'ho già completato da solo, o almeno ho cercato di completarlo la maggior parte, e ora cercherò di spiegarvi. Dove siamo? Hellas è questo, è il nostro pianeta. Vediamolo. Ok, vedo che Vir ci spiega tutte le cose. Abbiamo già un governatore. Il governatore è Hermann Grasser. Ha dei bonus alla felicità? Ah, perfetto, perché skill 2 e... tempo di costruzione meno 10%, tempo per ripulire le caselle bloccate, meno 12. Le caselle bloccate andiamole a vedere nella superficie, surface. Sta zitto. E questa è la superficie della nostra Hellas. Quindi abbiamo il nostro quartier generale con la power plant. Ah no, il quartier generale è questo. Ok. Produce minerali e cibo. Poi abbiamo una power plant che produce energia. L'energia la vediamo qui. È uno degli... Ovviamente è, diciamo così, quello che sostituisce i ducati, il denaro, nei titoli Paradox. E poi abbiamo i nostri punti cosiddetti di mana, che sono questi, 5-5-5 al momento. Abbiamo poi i minerali che ci permettono di supportare progetti di costruzione e i punti di influenza che ci permettono di fare tante cose interessanti che vedremo più avanti. Dal momento che partiamo con 50 crediti di energia, io potrei pensare di... Qui abbiamo dei terreni temperati che danno modo di essere sfruttati scientificamente. Quindi proviamo a vedere se ho la possibilità di costruire uno science lab, certo. Lo faccio subito. Spendo 60 minerali, però iniziamo a costruire una stazione scientifica su Hellas. Sugli eserciti per ora abbiamo una guarnigione coloniale. Va bene. E abbiamo uno spaceport che dovrebbe essere... Attenzione, attenzione, qui. Questo spaceport ci permette di costruire navi. Ok, e che navi abbiamo? Ovviamente abbiamo delle navi, una flotta militare.
Perché ho attivato i Teams, ragazzi? Una flotta militare costituita da tre corvette, sono tre navi leggere e armate anche in modo molto leggero, quindi dovremmo sicuramente migliorarle nel tempo, ma quello che mi interessa adesso è il costruttore. Non show again. Il costruttore ci permette di utilizzare le risorse che abbiamo nel nostro sistema solare. Intanto Helios è una stella di classe B. È una stella molto molto calda perché emette una luce blu, quindi probabilmente Hellas è abbastanza lontana per stare nella zona abitabile. E bisogna capire se gli altri pianeti nel nostro sistema sono abitabili oppure se possiamo sfruttarli in qualche modo. Per farlo selezionerò la mia nave scientifica. Abbiamo una al momento, è la Typhoon, ok. Io potrei chiamarla Typhoon, non mi piace, la chiamerò la Sofia, la conoscenza. Nave Sofia sarà la nave che ci permetterà di scandagliare per bene le risorse del nostro primo sistema solare. Quindi farò survey e poi darò l'ordine di andare a ricercare subito un pianeta. Qui abbiamo una gigante gassosa, non penso che possa essere utile, però andiamo survey system, partendo da qui. Questa gigante gassosa si chiama Oxworth e abbiamo una luna. Proclus. Come potete vedere, Not Surveyed non è stata ancora studiata, quindi non sappiamo se è abitabile, se ci sono risorse. Questa gigante gassosa ovviamente non sarà abitabile. Poi abbiamo Hesperos. Sembra un mondo morto. Una specie di luna. Abbiamo Noricum. Desertico. Abbiamo una cintura di asteroidi. Questi forse possono essere utilizzati per i minerali. Poi abbiamo Durkheim, molto un mondo lavico. E poi abbiamo un'altra gigante gassosa con un'altra luna. Ah, e ci sono anche le lune di Durkheim, Corrigan e Hinkley's Hope. Va bene. Allora, posso togliere il tasto di pausa. Nel frattempo potrei costruire qualcosa. Observation Pass. No, qui non posso costruire niente. Togliamo il tasto di pausa, Normal Speed. La nostra nave inizierà ad andare a Oxford per raccogliere informazioni, mentre su Hellas credo che inizieremo a costruire il nostro laboratorio scientifico. Va anche detto, tuttavia, che se non abbiamo dei pop, se non abbiamo della popolazione che lavora a queste caselle, purtroppo la produzione non può essere sfruttata. Ora vediamo che abbiamo un food surplus, quindi la nostra popolazione su Hellas cresce, visto che produciamo più cibo di quanto ne consumiamo. Mo sul modello dei giochi strategici a turni come Civilization, solo che qui i turni non ci sono, si va in diretta ad ogni mese, abbiamo una piccola crescita. Ed ecco che la nostra nave scientifica sta iniziando a scoprire cose. Andiamo a selezionarla. Ho dimenticato una cosa importantissima. Caspita. Intanto abbiamo scoperto che Oxworth non è abitabile, però c'è la possibilità di costruire una stazione mineraria che potrebbe darci più energia. Non abbiamo scelto le ricerche, ragazzi. Intanto conosciamo il nostro team scientifico. Mbutu, Onuategu, Galenka Gryaznov e Guoxu. Ovviamente abbiamo praticamente una truppa molto molto interrazziale, però ci sta dal momento che siamo xenofili e siamo un pianeta umanoide. Allora, Mbutu è maniacale, ha proprio un pazzo furioso, research speed più 5%. Galenka è un'esperta di biologia, quindi le ricerche in ambito biologico vanno più veloci. Buono sapersi, credo che la biologia rientri nella società, sì, come vedete. E Guoxu invece è maniacale anch'esso. Quindi iniziamo da Mbutu. Possiamo scegliere tre tecnologie. Teoria dei quanti, che sblocca il laboratorio fisico 1, non mi serve. Conversione orbitale energetica, interessante. Ci dà i pannelli solari orbitali? Oppure sensori gravitonici che migliorano i sensori appunto di gravitazionali delle nostre navi, dando modo di fare esplorazione più rapidamente. Penso che inizierò a ricercare la conversione energetica orbitale. Galenka, allora tu sei brava con la tecnologia biologica, forse potremmo iniziare da qui. Capacità navale, oppure. Ah, New Worlds Protocol, questo è molto importante. Questo ci dà modo di costruire le navi coloniali, quindi prima protocollo di colonizzazione.
Il nostro ingegnere invece, Engineering Facility migliora la ricerca ingegneristica, Beatharian Refinery, Beatharian Power Plant, e rivela una risorsa. Io nella mia breve esperienza di gioco strategico ho sempre notato che svelare le risorse più in fretta dei nemici è sempre una buona cosa, poiché non so bene che vantaggi mi possa portare a sviluppare le strutture ingegneristiche o lo Ion Thruster, che credo sia sì, è un generatore di energia per le astronavi. Vado su Bethanian Refining, anche se costa di più. Aspetteremo un po' di tempo in più, ma credo sia utile. Chiudiamo il pannello di ricerca, togliamo la pausa con il tasto spazio, e Oxworth adesso è utilizzabile, quindi prenderò la mia nave da costruzione e chiederò alla Winger e la chiamerò a questo punto la Sisyphos, se si può, perché Sisyphos, non so se si scrive con la Y, ma ok. Nuovo erede, Deputy Overlord Boris Nelson è il nuovo erede dell'impero, e appena morirà Teodora, Boris Nelson diventerà il nostro imperatore. Va bene, come vedete ovviamente siamo un impero, quindi non abbiamo democrazia, ci sono gli eredi. Ecco che stanno iniziando i nostri piccoli droni a mettere in piedi questa stazione. Quando questa stazione sarà operativa, raccoglierà l'energia che viene prodotta dalla gigante Oxworth e la convoglierà direttamente qui, nei nostri crediti. È importante avere tanta energia, quindi progetto importantissimo. La Luna non è stata ancora scandagliata, ok. Quindi il prossimo obiettivo quale sarà? Questa. Ok, va bene. Mi sto chiedendo cosa stia facendo. Cosa stia facendo? Ah, stiamo proprio andando a capire le risorse della stella. Va bene, non ci sono risorse in questa stella. Ok, ragazzi, una cosa. Questo è il sistema Helios, ma l'universo è un po' strasto. Siete pronti per il salto? Premo il tasto E. E questa è la galassia, signori. Questa è la galassia media. Pensate a una galassia gigantesca, non so quanti decenni possa comportare una partita. Una galassia che ha al centro una conformazione di nubi e probabilmente un supermassive black hole, un buco nero supermassivo. Ma non lo so, penso che dovremmo andarlo a scoprire. E qui c'è il Byzantine Phoenix, la nostra federazione. Quindi premiamo di nuovo E per tornare sul nostro sistema, il sistema Helios. Ok, Oxford credo che sia quasi pronta per essere sfruttata. La nostra nave da lavoro Sisyphos sta costruendo l'89% della nostra miniera. E a quasi quasi penso che sia una buona cosa. Abbiamo trovato un'anomalia? Ok. Chiediamo a Ramon Salazar di studiare questa anomalia. Research. Andiamo a vedere con F5 se abbiamo un situation log. No. Abbiamo trovato delle. Abbiamo trovato delle navi non identificate, ok. Ok, credo che questo lo dovremmo gestire. Investigate. Dovremmo avere quindi un progetto speciale adesso. Perfetto. Andare ad investigare sul progetto Alieni Alpha. Ricerca. Cliccando su ricerca vedete che dobbiamo utilizzare punti società. Quindi la ricerca sociale al momento si interrompe finché non avremo raggiunto i 180 punti necessari. O i 180 giorni. Che punti. Nel frattempo vediamo se abbiamo trovato altre risorse. Al momento no. Abbiamo trovato un'anomalia su questo pianeta Osiris e la nostra astronave adesso sta cercando di capire che cosa c'è su Osiris, che tipo di anomalia si tratta. E la construction ship al momento non credo possa fare molto. Nulla, quindi per ora attendiamo. Nel frattempo andiamo un attimo ad Hellas, che devo vedere una cosa. Superficie. Ok, il nostro Science Lab è pronto.
Forse sarebbe conveniente spostare segreti alla porta. L'anomalia sulla luna di Doron ha dato tracce di altri viaggiatori interstellari. Una coda debole di fast travel light, di viaggio alla velocità della luce, credo, mostra che qualcuno è stato qui tanto tempo fa, long ago, forse osservando il nostro pianeta per potenziali alleati. Ok, possiamo continuare ad investigare, va bene. Facciamolo. Ci tocca. E a questo punto torniamo ad Hellas, dove avevo in sospeso una struttura molto buona che ci dà punti di ingegneria, di società e di scienza. E io a questo punto sposto questo cittadino che produceva minerali e cibo, perché è vero che il cibo è importante, ma in questo modo vedete che i nostri punti di fisica, di società e di ingegneria migliorano, quindi iniziamo a ricercare un po' più velocemente. E questo è importante. E visto che abbiamo un po' di minerali, quasi quasi ragazzi, io vado a costruire una nuova nave scientifica. Classe Atena. Perfetto, l'Atena. 75 minerali. Avanti, iniziamo a costruire la nostra nave. La chiameremo proprio l'Atena e sarà una nave che andrà ad esplorare altri sistemi. Questo è il momento della grande esplorazione e della ricerca, signori. Dobbiamo cercare altre forme di vita, dobbiamo cercare pianeti abitabili. Sarà interessante, ma soprattutto dobbiamo capire dove viviamo. Se ci sono risorse come questa, come Oxworth, con queste risorse economiche importanti. Nel frattempo, la superficie, stiamo qui sviluppando un cittadino, forse potrebbe essere una buona idea quella di costruire appena possibile una fattoria, ma ci servono 60 minerali. Questo velocizzerà però il popolamento della nostra città, della nostra casa madre. Quello che non capisco qui, ad esempio, abbiamo una costruzione di 2 punti di cibo. Interessante. Abbiamo si chiama Artemis. Io la volevo chiamare la. Anche Artemis va bene, Artemide va bene. Allora, la Artemis, dobbiamo assegnare un leader prima di tutto. Nessuno scienziato della nostra. Come possiamo chiamarla? Del nostro think tank è disponibile perché sono tutti impegnati, quindi dovrò reclutarne uno. Mi costerà 33 punti di influenza, oppure 50. Allora, pausa, perché se no non ce la faccio a stare dietro. Abbiamo incontrato le amebe spaziali. L'entità che abbiamo incontrato con la nostra flotta tempo addietro. Sono delle forme di vita nate nello spazio, spaceborn. Sono state rinominate rapidamente come le amebe spaziali e seguono un'analisi. Oh, caspita. Queste creature sono praticamente più grandi di una corvette bizantina. Mamma mia! Ci servirà studiarle più a lungo, ma possiamo fare una scelta di controllare da lontano oppure cercare di. Swiftly bring down a specimen to study, an evento di commercial exploit. It's remains. Cercare di abbatterne un esemplare e studiarlo, eventualmente commerciare con le sue. No, voglio un progetto spaziale per studiare le amebe da lontano. Non voglio attaccarle. Situation log updated. Detto questo, rimettiamo in pausa. Dobbiamo reclutare un leader per la nostra Artemis, la nostra nave spaziale. Non capisco perché questi costano di più. Vediamo. Leader recruitment cost meno 33%. Eager, questo è il suo bonus. Però il carefully, anomaly fail risk meno 10%, questo non è male. Archeologo, velocità di ricerca delle anomalie più 50, rischio di fallire nella ricerca di anomalie meno 25. Giovanni Cappello. Reclutiamo questo archeologo di origini chiaramente coreane, Giovanni Cappello, e gli diamo un obiettivo molto importante. Come vedete. Noi siamo in un angolo della galassia, forse potrei chiedere all'Artemis di andare verso Fulaz. Survive System. Togliamo la pausa. Adesso la nave Artemis inizierà lentamente ad andare nello spazio. Come potete vedere, possiamo anche ovviamente variare la velocità.
prospettiva e stiamo per mandare la nostra prima nave scientifica in un altro sistema solare. Ah, intanto vedo con grande piacere, grande, grande, che Helios è stato tutto studiato. E mi fa molto piacere, perché vuol dire che abbiamo due minerali a Treadway, due di energia Smitheus e due di energia ad Osiris. Quindi la Sisyphos mi va subito a lavorare Osiris. E la Sofia, o Sofia, mi va a fare una scansione di Eyok, che è un altro sistema solare. Ulaz intanto è già stato raggiunto. Sì, eccola qua l'Artemis. Tra l'altro ci sono anche dei pianeti che potrebbero essere potenzialmente abitabili, come questo. 80%. Ragazzi, è un pianeta continentale, che culo. E questo è un pianeta invece tropicale, quindi molto probabilmente troppo caldo per noi, ma non completamente fuori dalla nostra possibilità. E poi mi sembra di capire che sia Fulas che Eyok sono dentro al nostro raggio di controllo, quindi possiamo colonizzarli senza tanti problemi. Ok. Allora, Cappello ha già trovato un'anomalia di livello 2. Ricerca, subito. Abbiamo la possibilità di studiare le space ameba, studiamole con i punti sociali, ok. Abbiamo tanto denaro, tanti punti di energia, mi fa piacere. Abbiamo trovato un mondo abitabile, ragazzi. La comunità scientifica e il pubblico sono molto, molto interessati da questa novità. Abbiamo trovato varie forme di vita aliene nella galassia e abbiamo iniziato a catalogarle. Una eccellente iniziativa, direi. Situation log updated. Dobbiamo praticamente adesso fare una scansione di altri 8 sistemi, se vogliamo completare questa missione. Interessante. Torniamo ad Hellas. Surface. Posso costruire? No, non posso perché non ho ancora i minerali adatti. Eppure continuiamo, cioè abbiamo un buon livello di minerali. Io qui devo costruire dei laboratori idroponici perché qui ci dà poco cibo, diciamocelo. Dobbiamo averne di più. Però dobbiamo avere ancora un po' di pazienza. Nel frattempo costruiamo la nostra stazione. Ok, parco divertimenti, parco delle meraviglie abbandonato. Le strutture su Fulaz Sesto non sono così vecchie come credevamo. Sembra che abbiamo trovato un playground, una specie di parco delle meraviglie, un parco giochi di qualche tipo. E lo Science Officer, quindi il capitano scientifico Giovanni Cappello, ha notato che queste sono creazioni molto complesse. Interessante. Andiamo a vedere dove si trova, scusate, però. L'Artemis di Cappello è qui a Fulaz, ok. Cosa ha trovato sto tipo? Ma per ora niente però. Andiamo da Yok, per favore. E anche qui niente. No, non siamo stati fortunati. Tanto. Mass extinction. Come mass extinction? Ma cos'è sta storia? Allora, aspetta, aspetta un attimo. I nostri primi passi nel vuoto oltre Hellas non sono stati motivati solo dalla curiosità o dal desiderio di conquistare lo sconosciuto o di lasciare un marchio, un'impronta nella galassia. La biosfera di Hellas sta attraversando dei rapidi cambiamenti negli ultimi secoli e alcuni tra gli scienziati più promettenti hanno praticamente alzato un'allerta perché Hellas potrebbe praticamente arrivare a un'estinzione di massa che ciclicamente distrugge la vita del pianeta. Andiamo bene. Oh, santa pazienza. It falls to you as overlord of the Byzantine Phoenix to ensure that this expedition is carried out. Consult the situation log. Situation log Abbiamo una updated. nuova missione. Dobbiamo trovare probabilmente dei pianeti. Dove sono?
Ah, ok. Abbiamo praticamente dei pianeti che dobbiamo andare a ricercare. Interessante. Quindi è una missione che dobbiamo andare a ricercare per capire quale sarà il futuro di Hellas. Andiamo bene. Space Amoebas Forever. Ah, movimento dei flagelli. Abbiamo imparato ad avere evasione più 5% dallo studio delle amebe spaziali. Fantastico. Niente, allora io per ora. Ah, attenzione perché qui c'è un pianeta che in realtà dovevamo tracciare. Let's quarto, va bene. Quando qui abbiamo finito di ricercare tutti questi pianeti, dobbiamo andare a full Let's quarto e capire. Fare survey, è certo. Va bene, va bene. Mi piace. Mi chiedo se non abbia senso costruire qualcos'altro. Non abbiamo i minerali per farlo, ok. A questo punto direi che la prossima costruzione che facciamo è una miniera. La facciamo Treadway, benissimo. Serviranno 90 minerali. Vabbè, ci tocca. Però lo facciamo appena possibile. 7 minerali al mese. Dobbiamo aspettare un po'. Va bene. Però la miniera ci serve perché sennò non riusciamo a costruire una mazza. Abbiamo un buon livello di soldi. Livello di influenza, così così, ma. System survey Serve completed. tempo. Allora, Eyok è stato ricercato. Abbiamo la stella che ci può dare scienza se la studiamo. E Eyok secondo che ci può dare punti energetici. E qui abbiamo trovato Optical Sensor Isolated Cluster of Shapes. Forse abbiamo trovato delle strutture. Rischio di fallimento 33%. Ah, caspita. A livello 3. Proviamo a ricercarla, dai, lo stesso. E intanto qui la Sofia mi va a ricercare un altro sistema. Cerchiamo di avvicinarci a questo punto ai sistemi più vicini. Io direi di andare a Taiyan a fare il survey, o Trijam, come si chiama. Poi abbiamo altre stelle, 1, 2, 3, 4. No, queste non sono stelle, 1, 2. 3, 4, 5 sistemi. Prima di arrivare a quello che è al prossimo, più vicino. Caspita, ragazzi. Caspita, ma soprattutto quanto vola il tempo con questi episodi. È giunto il momento di mettere in pausa e di darci appuntamento al prossimo episodio. Io, ragazzi, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi chiedo di mettere un pollicione in su e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo molto presto con l'episodio 3.